riesplode il contagio Covid in città subito dopo i giorni delle festività pasquali. Nelle ultime 24 ore sono 48 i nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare. Si registra un solo guarito, così la curva del contagio sale fino a 170 positivi. Anche in comune si corre ai ripari, un caso è stato accertato per i familiari di un funzionario che a sua volta ha già i sintomi. È stato disposto il lavoro agile da remoto sia per l'urbanistica che per il settore lavori pubblici. I nuovi contagi in provincia sono di 28 pazienti di Niscemi, 26 di Mazzarino, 20 di Caltanissetta, 6 di San Cataldo, 2 di Sommatino, 1 di Milena e 1 di Montedoro. 7 pazienti di Caltanissetta sono stati dimessi dalla degenza ordinaria. I guariti invece sono 55 pazienti di Caltanissetta, 4 di Sommatino, 3 di San Cataldo, 3 di Niscemi, 2 di Serra di Falco, 1 di Mussomeli e 1 di Milena. I PM della Procura ritengono che l'imprenditore 51enne Giuseppe Massimo Barranco per anni abbia operato con l'obiettivo di appropriarsi dei fondi della Eurograni, azienda poi dichiarata fallita. Secondo le accuse, Barranco, con il supporto dei professionisti che si occuparono dei controlli, avrebbe fatto transitare il patrimonio della Eurograni alla società mediterranea. Risultano indagati a piede libero 7 professionisti, il liquidatore della Eurograni Antonio Lombardo, l'amministratore della nuova società Caterina Pirré e i componenti del collegio sindacale della Eurograni Alessandro Micale, Michele Catania, Vincenzo Cirignotta e Nicola Alessio Gennuso. Tra gli indagati c'è anche Pio Di Donato. Secondo le accuse, tutti i coinvolti avrebbero favorito la distrazione dei fondi che viene addebitata a Barranco per un ammontare non inferiore ai 2 milioni di euro. I vertici della SRR escludono che l'ultima parola sull'impianto di compostaggio comunale tocchi alla società. Lo conferma il presidente Filippo Balbo, che così risponde a quanto sostenuto martedì sera in aula consiliare dal sindaco Lucio Greco, che invece ha indicato la necessità di attendere riscontri dalla SRR prima di poter proseguire l'iter. Nonostante l'accordo regionale, l'ASP di Caltanissetta continua a negare agli infermieri che operano presso i presidi ospedalieri dell'ASP C12 somme autorizzate per attività sanitarie a rischio contagio. Secondo il sindacato infermieristico NURSIND, gli infermieri per queste prestazioni devono ricevere un compenso di 30 euro l'ora. La sezione locale dell'AIAS non riesce più a sostenere i costi dell'intero servizio di trasporto disabili, ad oggi non ancora assegnato in convenzione e da maggio verrà interrotto. I diversamente abili che svolgono la riabilitazione nel centro di Borgo Manfria non riceveranno più il servizio di trasporto. Al danno si aggiunge la beffa: l'amministrazione comunale non solo non riesce a garantire il trasporto obbligatorio pubblico locale, dice il presidente Paolo Capici, ma addirittura blocca un importantissimo servizio obbligatorio che lascia nella disperazione genitori e bambini. L'emergenza Covid ha rappresentato per l'ASP e per il Comune l'ennesima scusa per lasciare in isolamento assoluto la categoria dei diversamente abili. Il primo incontro dopo le polemiche tra il sindaco e una parte della sua maggioranza c'è stato. Anche se non trapelano molti particolari, pare comunque non aver risolto tutto, anzi. Per diversi consiglieri che hanno sollevato il caso, la questione politica non è risolta e rimane aperta. Della morte dell'operaio Rocco Iacona, avvenuta nell'area interna della discarica Timpazzo, è chiamato a rispondere un altro operatore impegnato nel sito di conferimento. È stato aperto il dibattimento e davanti al giudice è stato sentito uno dei carabinieri intervenuto sul posto. Anche le società con servizi in discarica e lato sono in giudizio come responsabili civili. L'ex area di servizio Tamoil potrebbe diventare un polmone verde sul lungomare. Ieri mattina il sindaco Lucio Greco e l'assessore al decoro urbano Giuseppe Licata hanno effettuato un sopralluogo insieme al direttore del parco archeologico Luigi Gattuso e all'architetto Domenico Sicari. Da una nota del comune emerge l'intenzione dell'amministrazione comunale di restituire alla città l'area trasformata in un polmone verde arredato con panche e giochi per bambini e un piccolo belvedere previa realizzazione di un'apposita struttura sul lungomare. Inoltre il recupero del tunnel intasato da decenni di rifiuti e vegetazione permetterà di attraversare in tutta sicurezza. Il 25enne John Parisi è accusato del tentato omicidio di un 46enne rimasto ferito ad una mano a seguito di colpi di arma da fuoco esplosi in via Venezia. Dopo l'arresto la difesa si è rivolta ai giudici del riesame. All'indagato viene contestata anche l'aggravante mafiosa. È durato alcune ore l'esame del consulente nominato dai giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta nel giudizio di secondo grado scaturito da un grave incidente sul lavoro che 8 anni fa costò ad un operaio la perdita di 3 dita della mano. Vennero tranciate di netto mentre lavorava con un macchinario del ciclo di produzione della plastica in un'azienda dell'area industriale Exasi di Brucazzi. Per quei fatti, in primo grado, il giudice del Tribunale di Gela ha disposto la condanna ad 8 mesi di reclusione per 3 imputati.
Il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano. La temperatura massima registrata sarà di 16 gradi e la minima di 5 gradi. I venti saranno deboli al mattino e moderati nel pomeriggio. Il mare sarà poco mosso. Ariete, potresti non essere valutato come si deve, ma non devi assolutamente abbatterti. Ripensa a come hai agito e attendi di rimetterti in mostra. Toro, qualcuno cercherà di farti lo sgambetto, non farti mettere i bastoni fra le ruote e porta tutto a termine. Mostrati rispettoso verso una persona che conosci da poco. Gemelli, riuscirai a smascherare un errore commesso da una persona che stimi molto. Palesa la situazione in ogni dettaglio, ma ricorda di mantenere un atteggiamento diplomatico. Cancro, è il tempo di agire, datti subito da fare, nessuno lavorerà per il tuo vantaggio, prendi quindi l'iniziativa senza attendere l'aiuto di qualcuno. Leone, un episodio apparentemente poco importante avrà il potere di farti soffrire, ma anche di aprirti gli occhi su qualcosa che per scelta evitavi di considerare. Vergine, non tutto andrà come ti aspettavi, ma non tutto viene per nuocere. Lascia da parte delusione e rabbia e prenditi la giusta rivincita che meriti. Bilancia, la tua felicità dipenderà in gran parte da una decisione che sarai chiamato a prendere. Riflettici su, ma alla fine consenti al tuo istinto di guidarti. Scorpione, il tuo impegno verrà ripagato oltre le tue aspettative, ma non adagiarti troppo sugli allori, la strada sarà ricca di difficoltà, ma riuscirai ad affrontarle. Sagittario, dovrai un po' leggere tra le righe per avere un quadro chiaro della situazione e poter così prendere la tua decisione, non aver timore di esporti troppo. Capricorno, le cose sembreranno non girare nel verso giusto, ma non disperare, riuscirai a riportare ogni cosa al proprio posto. Vivi la vita con filosofia. Acquario, mantieni un alone di mistero intorno a quello che stai per fare, riuscirai a stupire chi pensa di aver già capito ogni tua mossa, vai dritto alla tua meta. Pesci, proteggi una relazione che per te è molto importante, cerca di stabilire quali sono le tue priorità e il resto andrà da sé.